Subito, Piazza Sintagma, che abbiamo conosciuto negli ultimi giorni, popolata dei fedelissimi del sì e del no, che adesso è popolata più modestamente dal nostro Celata, che ha uno degli esponenti politici italiani che hanno deciso di essere lì. Come vedete è Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. A te Paolo di spiegare perché, intervistando Di Battista, una presenza così massiccia della politica italiana, tutta fatta in questo caso di sostenitori diretti o indiretti del no al referendum, cioè della linea di Tsipras, in questa calda giornata anche ad Atene. Sì, buonasera direttore. Piazza Sintagma, Atene. Se qui passa la storia, voi siete venuti qui a vedere, a toccare con mano, per capire che cosa succede appunto con questa storia. Parlando prima, avete già fatto un giro anche con Beppe Grillo, quindi iniziamo a capire qual è il clima che si vive qui ad Atene di attesa poi verso il risultato di questa sera. Buon pomeriggio, con Beppe siamo stati in periferia perché sapete Piazza Sintagma oggi è l'ombelico del mondo, ma non è semplice capire la Grecia e come sta Atene esclusivamente restando nel centro. Io dico che sono rimasto anche scandalizzato dalla differenza che c'è tra la città che abbiamo trovato, nonostante mille difficoltà delle quali possiamo parlare, e come è stata descritta anche da gran parte dei media. Se avessimo dovuto ascoltare solo i media italiani ci saremmo dovuti portare parmigiano, olio e pasta. Qua nessuno assalta i banchi del supermercato. C'è stato terrorismo psicologico perché evidentemente quello che colpisce e preoccupa soprattutto i governi centrali e i poteri finanziari è l'esempio che parte qui da Atene e dalla Grecia oggi, cioè la possibilità di far decidere su questioni inerenti al proprio futuro le popolazioni. È la prima volta che succede in Europa. Come sapete nel 2011 l'idea di referendum fu ostacolata qui in Grecia dalla Troica, dal potere centrale in Germania, e quindi per noi è un esempio che può essere e deve essere replicato. Ci sembra doveroso sostenere la scelta dei cittadini greci che devono essere autonomi e sovrani in questa scelta. Confermiamo che il clima è quello che dice Di Battista, anche se abbiamo visto qualche fila davanti ai bancomat e un problema di liquidità, c'è il rischio che si possa correre nelle prossime ore. Ecco, diceva il direttore in sede di presentazione, siete tanti qui. Perché? Perché tanti parlamentari italiani, ora senza dire che siete venuti a fare passerella, in realtà effettivamente per ora abbiamo visto solo politici italiani, però appunto il segno della vostra testimonianza qual è? Noi non siamo venuti minimamente a fare passerella. Il Movimento 5 Stelle quando è nato porta avanti battaglie per i referendum, propositivi senza per l'obbligo delle discussioni di legge di iniziativa popolare. La verità è che la Grecia sta in una situazione comunque drammatica. Fa anche strano che ci si scandalizzi di più delle file, grandi o piccole, davanti ai bancomat e no dell'aumento della mortalità infantile del 43% negli ultimi anni a causa delle scelte dell'austerità e della troica. Il discorso è che noi reputiamo, direttore, che le scelte che sta compiendo il governo Renzi negli ultimi mesi siano dettate in pratica dal potere centrale. Quindi se noi uniamo Jobs Act, riforma del Senato che toglie la possibilità ai cittadini di votare e riforma della scuola, capiamo che sono delle riforme che tolgono il potere ai cittadini per relegarle in pochissime mani. Questo da qui obiettivamente si può essere d'accordo o meno con la linea politica di Tsipras, euro o non euro, tra l'altro questo referendum, come diceva il direttore poc'anzi, non è sull'euro, ma è il dato significativo politico e la preoccupazione che viene dal potere centrale ne conferma evidentemente la validità e la bontà, è che per la prima volta in Europa un popolo può scegliere sul proprio futuro. Questa è democrazia. Mi fanno ridere quelli che si riempiono la bocca di parole come la democrazia e poi entrano nel panico se qui in Grecia si chiede ai cittadini di questo paese se vogliono o meno accettare l'ennesimo ultimatum che viene dai poteri centrali e ai gruppi finanziari del centro Europa. Ricordiamo che voi in Italia state raccogliendo le firme. Le abbiamo finite di raccogliere, abbiamo già depositato le firme in Senato per le istituzioni. L'iter è complesso, ma è l'unico per noi possibile. Prego. Questo è il secondo referendum che impatta duramente, di traverso, rispetto alla politica internazionale. Il primo è stato quello della Crimea rispetto al distacco dall'Ucraina per andare nelle braccia della Federazione russa. Anche rispetto a quel referendum voi siete più comprensivi di quanto non sia la diplomazia italiana ed europea? Lo siamo sempre stati. Tra l'altro, ottima domanda, direttore, perché dobbiamo capire che oggi la crisi qui in Grecia non è con...
Vabbè, ma non è economica. Secondo me lei ha toccato un punto significativo, tra l'altro non l'avevo messo in relazione. Qua la problematica essenzialmente è geopolitica. Sappiamo perfettamente che Obama telefona alla Merkel, telefona a Hollande per tentare di trovare un accordo con Tsipras. Perché? Perché gli fa paura la possibilità di un avvicinamento eccessivo da parte della Grecia verso Putin. Oggi lo dice il Papa che è in atto una terza guerra mondiale diffusa, anche se poco visibile. La crisi nel Medio Oriente, la crisi in Libia, la crisi in Ucraina. Per cui evidentemente sono anche da collegare questi due referendum. La nostra posizione è sempre stata, anche su quella sul referendum in Crimea, dove ricordo ha votato circa il 90% degli aventi diritto, il 90% hanno votato per l'annessione alla Federazione Russa. È evidente che debba essere giudicato positivo quel risultato e debba essere accettato. È strano, ripeto, qua noi parliamo di democrazia in Italia e ormai che cosa scegliamo noi cittadini italiani? Il governo europeo? No, Juncker chi l'ha eletto? Non ci risulta che sono stati cittadini europei. Oltretutto alle elezioni europee vanno a votare pochissime però, persone. Però era la metà degli eletti diritti. Presidente era proprio Juncker che ha battuto Schulz per i numeri complessivi. Quindi non è proprio vero quello che lei dice. Però le voglio chiedere un'altra cosa. Alba Dorata è per il no. Questo come si sa è il punto debole di chi sta per il no. Lo dico subito ai nostri telespettatori. I tifosi indiretti del sì e i tifosi indiretti del no si troveranno scontentissimi nella nostra trasmissione, perché ne diremo di tutte le parti quali sono le contraddizioni, quali sono i punti forti, quindi non cominciate a fare il tifo, anche perché nessuno di noi vota in Grecia, ma cerchiamo solo di capire. Allora, lei cosa risponde alla tesi di chi le dirà, magari anche tra i suoi conoscenti, ma come andate lì a supportare Tsipras per un no che è votato anche dai neonazisti o supposti tali di Alba Dorata? Oddio mio, non è che non abbiamo nulla a che vedere, per favore. Il discorso è semplice, noi supportiamo un metodo, direttore. Metodo. Qualora avessimo avuto l'opportunità di votare prima lo sappiamo che non è possibile purtroppo in Italia, però qualora ci fosse stata la possibilità di votare prima della riforma Fornero, che cosa avrebbero votato i cittadini italiani? Se ci pensate, anche la riforma Fornero è stata in pratica imposta dalla Troica, perché anche noi avevamo delle problematiche e ce le continueremo ad avere, ripeto. Il concetto, noi siamo qui a sostenere un metodo. Se poi un cittadino che vota Tizio, Caio Sempronio voterà sì o no, questa sarà responsabilità dell'indipendenza e della sovranità di un popolo che è quello greco, come sosteneva lei poc'anzi. Allora, il discorso, noi in Italia siamo in leggera controtendenza, cioè viene tolto il potere di eleggere il Senato, votiamo essenzialmente mettendo una X su un simbolo, anche l'Italicum avrà sostanzialmente liste bloccate, il prossimo Parlamento, se non ci saranno modifiche, sarà composto per il 70% a nominati, cioè si va nella direzione opposta. Il renzismo va verso la direzione di togliere il potere ai cittadini e delegarlo alle singole lobby, che sono le stesse che hanno poi piazzato prima Monti, poi e Renzi al governo del paese. Allora, la vedo ben caricato. Se vuole Di Battista torni a trovarci, noi siamo qui fino a mezzanotte, cioè spero magari prima, se si fisserà tutto, però avremo esponenti politici di tutte le componenti della politica italiana e non soltanto italiana. Del resto il nostro Celata è lì proprio per la componente azzurra, diciamo, di queste elezioni greche. Chi c'è? Hai già visto Fassina, Vendola? Ci sono andati in delegazione da Siriza, vero Paolo? Sì, sono andati da Siriza, c'era anche da Torre, significativa la presenza, visto che è l'unico PD che è accertata da noi qui fisicamente e annunciata. Sì, abbiamo visto, c'è una nutrita delegazione di SEL. Allora, e uno appunto, dopo poi l'altro, dicevo, Fassina SEL e da Torre. PD, ora, ex PD e tutto, e anche Beppe Grillo che immagino si aggiri. E noi no? Beppe Grillo, naturalmente. Allora, sì. A te il compito di intercettarli cum grano salis, perché ovviamente abbiamo tantissimi elementi di questa nostra diretta maratona dista i classici 42 chilometri e 186 metri da Atene, ma cercheremo di fare le cose con il dovuto tempo. Di Battista, se vuole ci rivediamo più tardi, quando vuole lei. Grazie intanto di aver rotto il ghiaccio di questa nostra